siamo assolutamente consapevoli del fatto che quando si parla di futuro, si parla di costruire, no, il paese dei prossimi 10-15 anni, gli enti locali e quindi la città, che io rappresento adesso pro tempore, sono sostanzialmente il motore di quello sviluppo. E quando parlo di sviluppo non intendo solo ovviamente il motore di sviluppo economico, ma anche il motore di sviluppo delle idee, della capacità innovativa di una comunità di ripensarsi e di adeguarsi a quello che sarà il paese dei prossimi 20 anni.